12 minuti, siamo di nuovo in diretta dalla comunità Rinascita, un vecchio a tavola in legno che invece rappresenta adesso il bigliettino da visita per questo incontro, per questo 8 dicembre dalle 9 alle 20 per la comunità. Abbiamo interrotto il collegamento dal cortile, abbiamo detto che vi avremmo fatto vedere questa, una parte delle stelle di Natale, accanto a me le intravedete, una distesa rossa di stelle, solo una piccolissima parte di tutte quelle che sono state vendute e che verranno consegnate domani. Accanto a me c'è sempre Daniela Puzzo, è stato determinato anche in queste settimane l'aiuto dei volontari, questo gruppo di volontari nato in seno alla comunità che sta organizzando una serie di attività anche per il futuro. Sì, sì, sì. Hanno lavorato in questa occasione, ma anche in occasione del 15 ottobre, tantissimo. In pratica della prevendita se ne sono occupati esclusivamente loro. E domani saranno ancora qui con noi per darci una mano. E questa sera continueranno anche ad allestire questa sala, devono essere ancora sistemati altri addobbi. Passiamo proprio a parlare con alcuni di loro che sono venuti a trovarci, c'è anche Mario che è uno dei volontari che si occupa anche della comunità. Ecco, un volontario alla comunità Rinascita, ecco, il perché soprattutto di questa scelta. Ma nel caso mio specifico, penso nella maggior parte dei ragazzi che hanno formato questo gruppo, è l'esigenza quasi fisica di dover dare qualcosa. Intanto far sì che il messaggio di Rinascita sia conosciuto il più possibile, perché è un messaggio estremamente positivo. E poi la consapevolezza di poter fare qualcosa per gli altri, in maniera positiva, chiaramente. A me piace pensare spesso a questo cancello verde che rappresenta l'ingresso materiale in questa comunità. Tu hai parlato del messaggio di Rinascita. Ecco, per chi è fuori da questa comunità, quindi si trova a convivere con due realtà in parte diverse, quindi con il mondo esterno e poi con i ragazzi, con la vita della comunità. Ecco, quali sono le difficoltà, quali sono i modi per integrare un po' i due mondi? Ma io non credo che ci sia poi tutta questa differenza. Forse, magari può sembrare una frase fatta, il mondo esterno ha bisogno semplicemente di riscoprire i valori fondamentali che sono dentro ognuno di noi. Rinascita, a me personalmente, visto che io esco da questo programma, mi ha aiutato a riscoprire le cose vere in cui credo, quindi a dare importanza a tutto ciò che fa sì che la vita possa veramente avere una qualità. Questo mi rinasce da una volta. Qualcun altro tra i volontari? Ecco, c'è anche Alessandra, Mario di Torino, Alessandra invece è una ragazza di Siracusa. Questo tuo rapporto con Rinascita, in cosa ti ha arricchito in questi anni? Ma senz'altro non è da molto che io frequento questo gruppo, comunque insomma per quel poco che insomma ho potuto conoscere sia i ragazzi e insomma avere l'opportunità appunto di frequentare questo gruppo, già anche questo poco mi ha dato tanto e spero di poter essere anche io in grado di mettere la mia opera a disposizione, perché credo che insomma sia importantissimo sia per loro appunto che per noi che diamo insomma. La giornata di domani come si svilupperà? E quindi avremo questa vendita delle piante che sono già state vendute in prevendita. E comunque, come potete anche vedere qui, i ragazzi hanno così preparato dei lavoretti anche molto belli, insomma, da poter poi eventualmente regalare, si acquistano per regalarli ad amici. E quindi insomma credo che comunque sia, al di là del gesto in sé, sia appunto il significato, il lavoro che i ragazzi hanno fatto in questi anni e che continuano a fare, che vada comunque premiato come gesto appunto.
Io magari invito tutti i volontari a seguirci fuori, torniamo nel cortile della comunità, abbiamo parlato e non possiamo farlo che con loro, dei ragazzi che sono ospiti della comunità, cercheremo anche di ascoltare da loro quelle che sono le testimonianze di questa vita, di questa esperienza in via di Villa Ortisi. Andrea Schiavi, che dovrebbe raggiungerci, ecco, lo vedo dietro la telecamera, è uno dei ragazzi che ormai è prossimo alla fine del programma terapeutico, ecco, anche tu di Torino, questi 2 anni, ecco, abbiamo parlato, ormai prossimo all'uscita della comunità Rinascita, un po' quali sono le tue sensazioni proprio in questo momento che stai per lasciare un po' questa che ha detto anche Capiso e la tua famiglia in questo momento? Beh, non esattamente prossimo all'uscita dalla comunità, comunque è 1 anno e mezzo che sono in programma. Io credo che questa esperienza mi abbia insegnato molto, soprattutto delle regole di vita, perché la mia esperienza diretta, credo un po' quella di tutti noi, è quella che non abbiamo mai seguito nessuna regola all'interno della società, e poi proprio dal punto di vista umano la capacità di rivivere delle emozioni, cosa che probabilmente la nostra esperienza in passato ci ha evitato di fare per incapacità, per paura. Abbiamo parlato dei rapporti con la città, l'iniziativa di domani è una di quelle iniziative molto importanti, abbiamo accennato anche quella del 15 ottobre, ecco, tu ritieni necessario, utile, ecco, aprire un po' le porte della comunità, il cancello della comunità anche alla gente, per far capire un po', per avviare questa conoscenza diretta? Io credo di sì, innanzitutto già queste 2 iniziative hanno avuto una grande risposta da parte della gente, penso che sia un'esperienza da continuare, proprio per far capire alla gente che chi ha sbagliato ha la possibilità di recuperare, che quello che succede all'interno di questo cancello, le difficoltà che abbiamo avuto noi in passato non si discostano molto da quelle che probabilmente molta gente ha fuori. Sicuramente ci vuole impegno e costanza in questa direzione, in questo senso, perché io sono convinto che la gente è disposta ad essere solidale, disposta a capire. Probabilmente ci vuole anche la possibilità di inviare dei messaggi da qua dentro verso l'esterno. Ecco, altri messaggi li lanceremo tra qualche istante, anche Andrea insieme ad un'altra ragazza ospite in questo momento alla comunità lancerà un messaggio particolare alla città, alla gente. Noi siamo in attesa ancora del sindaco che credo sia al telefono, stiamo cercando di sapere se arriverà in tempo per questo fine programma. Non so se anche dalla regia è possibile preparare anche la base musicale che deve accompagnare questa piccola scelta che hanno fatto, questo messaggio che hanno realizzato all'interno della comunità. Anche gli altri ragazzi, se magari vogliono mettersi, ecco, mettiti qui, anche gli altri ragazzi che abbiamo inquadrato durante questo collegamento ci raggiungono, faranno un po' da cornice a questo momento. Io ti cedo il microfono che poi passerai ad Andrea, non so, ecco, magari prima inizia Andrea. Tra qualche istante parte la base musicale, che è una base che qualcuno ricorderà perché è la stessa base che abbiamo utilizzato per uno spot che abbiamo realizzato per la comunità in occasione della vendita del 15 ottobre. Quindi la linea la cedo alla regia e può partire anche la musica. Natale per noi è rinascere i sentimenti più veri, quelli senza prezzo, quelli che rendono gli esseri umani grandi. Natale per noi quest'anno sarà essere noi stessi, senza avere la bramosia di avere quello che non ha mai riempito i nostri vuoti. Il nostro augurio a tutti è quello di provare a regalare un'emozione a chi vi vuole bene.
un'emozione a chi crede in noi ed ha bisogno di credere che il mondo non è un villaggio inanimato, un presepe senza nascita. Buon Natale dal cuore. Questo era un po' il saluto che è partito da Rinascita, dai ragazzi di Rinascita soprattutto. Vorrei accantare bene nuovamente il dottor Cafiso, in cui possiamo continuare queste ultime fasi del collegamento, in attesa del sindaco, a cui porre anche alcune domande. Sono dei messaggi lanciati alla città da questo angolo di città, da via di Villa Ortisi. In questi giorni ci si prepara al Natale e i discorsi sono tutti incentrati sulla povertà, sulla crisi occupazionale, sulla grave crisi che purtroppo attanaglia anche la povertà appunto della nostra città. Arriva anche il sindaco giusto per chiudere, per fare da sigillo a questa diretta. Quindi una Siracusa che per molti prospettano un Natale povero, ma che invece qui dentro appare un Natale ricco. Ci si prepara ad un Natale ricco perché è proprio ricco di sentimenti. Sì, è vero. Questo è stato un appello lanciato dai mass media in questi ultimi giorni. Siracusa è Natale povero, senza luci, vetrine, senza sfarzi. Beh, le mura di questa struttura sono piene di crepe, sono piene di sudore di chi ha lavorato dentro, di chi ha fatto questo programma, ma direi che trasudono anche di sentimenti. Ecco, il nostro Natale anche quest'anno sarà un Natale ricco di emozioni, di sentimenti, ricco di buoni propositi. È una speranza che lanciamo a tutta la città, perché veramente non si deve e non si può vivere soltanto di cose materiali. Preghiamo il sindaco anche di avvicinarsi, che ringraziamo, ci aveva promesso di essere qui tra noi nonostante gli impegni, salve, nonostante gli impegni che sono pressanti a Palazzo Vermexio, riunioni anche il pomeriggio, ha trovato il tempo per venire qui in comunità a dare anche il suo saluto. E abbiamo trascorso un'ora parlando un po' dell'attività interna, delle giornate che si vivono qui dentro, un piccolo spaccato di questo mondo siracusano che vuole fare ancora più parte della città, l'amministrazione comunale. Lei come sindaco, ma soprattutto come uomo, ecco, la sua esperienza diretta con Rinascita, i suoi rapporti con Rinascita. Ma i rapporti risalgono proprio agli inizi dell'attività di questa comunità. Era la prima esperienza che nasceva in questo territorio e quindi è stata salutata positivamente da tutti noi. Allora io ovviamente non facevo questo mestiere, ma mi occupavo di altre attività nel mondo della scuola e quindi diciamo anche nel campo della prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. E ricordo ancora come agli inizi anche nel mondo della scuola, che dovrebbe essere teoricamente il primo a capire le problematiche giovanili e quindi anche a intervenire e per la prevenzione, ma diciamo anche per il recupero. Ricordo che allora ci furono addirittura raccolte di firme da parte di docenti o di genitori di bambini di una scuola qui vicino, che temevano che la vicinanza di una comunità di questo genere potesse creare problemi per i loro ragazzi. Allora ricordo che per me era diverso, cioè volendo testimoniare che non solo non si correva alcun pericolo, ma che anzi era un segno di positività l'apertura della comunità, e che la domenica io avevo due bambini piccoli, venivo qui e li portavo a frequentare la comunità, a conoscere i ragazzi. E quindi risale a quel periodo. Adesso è diversa, ha una sua storia lunga, positiva. Sappiamo dei risultati di giovani restituiti alla vita da questa comunità, e quindi con percentuali altissime di risultati positivi, e quindi questa è un'esperienza che va sostenuta fino in fondo e incoraggiata. Sappiamo tutte delle difficoltà che ha vissuto e continua a vivere fino alla normalizzazione che speriamo possa avvenire in tempi brevi. Ecco, quindi l'augurio è che
se si avvicina Natale si avvicini per tutti, ma particolarmente per i ragazzi della comunità, possano capire che la città è vicina e che la gente della città è vicina alla loro esperienza, perché purtroppo sappiamo che in molte famiglie di Siracusa si vive questo dramma, e quindi credo che da parte di tutti i genitori che hanno questo problema in famiglia non può che esserci un augurio per la comunità che possa rinascere, come la stessa parola afferma. Quindi auguri ai ragazzi, auguri alla comunità. I ragazzi hanno chiuso questo collegamento con un messaggio di augurio, di speranza alla città. Non so se c'è qualcuno tra di loro che vuole porgere anche una domanda al primo cittadino per raccogliere questa occasione. Se così non è, noi possiamo anche allora chiudere questo collegamento da Rinascita, un collegamento iniziato poco dopo le 14.30. Vi ricordo domani questa giornata, l'8 dicembre, ne abbiamo parlato ampiamente durante questa ora, con tutti i nostri ospiti. Saranno a disposizione le piante che sono state vendute in questi giorni, le abbiamo anche viste, la gente potrà venire qui in comunità a ritirarle. È soltanto una delle iniziative per questo Natale di Rinascita. Noi chiudiamo, forse potremmo chiudere, non so se dalla regia che mi stanno ascoltando, con la stessa base musicale con cui abbiamo idealmente lanciato questo messaggio alla città. Da Rinascita è tutto, grazie ai ragazzi soprattutto di averci ospitato, grazie agli operatori, ai volontari che abbiamo ascoltato, al sindaco che ci è venuto a trovare, ai Cantunovo che hanno aperto questo nostro collegamento, che speriamo non sia l'ultimo di una serie che possa portare altre fortune a quelle che già ha Rinascita. Arrivederci e risentirci. For whatever that means.